Volete ancora? Abbraccia, abbraccia. Vai, omaggio. No, l'esperienza di romanzo familiare è stata fantastica, bellissima, impegnativa. Il romanzo familiare mi ha aiutato a capire alcune cose della mia famiglia che non sapevo. Mi viene in mente così distinto il gran desiderio che aveva la Noemi di fare filosofia e di fare l'università, cosa che sì avevamo discusso, ma io non avevo percepito questo suo desiderio profondo. La scuola, sono venuta da Gianluca che è il mio titolare, ho fatto un colloquio e lui è stato felice di prendermi perché insomma conosceva la famiglia e per una gioiellina non puoi prendere chiunque. E mi piacerebbe tanto avere una formazione più, cioè fare altro nel senso, mi piacerebbe fare la giornalista, mi piacerebbe fare la professoressa, mi piacerebbe tanto, tutte cose che uno dovrebbe studiare, solo che per ora è così. Mi ha sorpreso tantissimo la maturità che hanno i miei figli e secondo me è anche molto superiore all'età che hanno. Sono dei grandi figli, sinceramente. Sono proprio orgoglioso di questa cosa che è venuta fuori, ma sinceramente. Io sapevo che erano dei figlioli in gamba, il fatto stesso di condividere tutto, già questo porta a pensare che sono un gruppo di ragazzi in gamba. Io gli insegno che la condivisione è la cosa più importante della vita, perché essere 10 in 10 ci si aiuta. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. Siamo genitori anche deboli e con le nostre paure e con le nostre ansie. Spesso soffriamo anche per le cose che non possiamo dare ai nostri figli o anche non possiamo fare noi. Sembra di fare il TG. Notizie da Prato. Famiglia Leoni sta per concludere i momenti più emozionanti di romanzo familiare, ecco il fatto di ritornare al mio paese natale, rivivere, ritrovare le persone, rivivere la mia nascita, questo è stato bello. Ma tu ti ricordi quando sono nato? Come no? Tortelli! No, a parte i tortelli, io tenevo una gamba alla tua mamma, Mi ricordo anche con grande emozione quando siamo andati alla chiesa di Bonistallo, la chiesa dove io e Anna quasi 30 anni fa ci siamo sposati. 20 di ottobre 1976. Nel 76, sì. E 24 ottobre, hai dato il primo bacio sul muso di lei. Ecco, sì, davvero. Anche io e l'Anna, che siamo due genitori che sinceramente abbiamo fatto tanta fatica nella nostra vita, e vedere che poi la televisione ci racconta e ci racconta con tanta delicatezza e tanta sensibilità, e a noi questa è un'emozione che non apprezzo. Penso proprio di avere una bella famiglia e questo mi riempie d'orgoglio e per questo gli ringrazio. Penso proprio che sia il più grande spettacolo dopo il Big Bang, sì. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.